Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Affidiamo alla protezione della Madonna di Loreto, patrona dell'aeronautica da 150 anni, affidiamo a lei l'intera famiglia dell'aeronautica, in particolare la famiglia viterbese, perché ci aiuti a fare della nostra vita, del nostro lavoro, una missione per il bene comune e il bene dell'umanità. Ci aiuti, come ha fatto lei, a passare dall'io, una vita centrata su se stessi, al noi, una vita offerta, donata per il bene comune. Chiediamo perdono se questo non sempre caratterizza la nostra vita. Pietà di noi, o Signore. Mostraci, o Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Signore Padre Santo, nel mirabile disegno del tuo amore hai voluto che tuo figlio nascesse da donna e fosse a lei sottomesso. Donaci una conoscenza viva e penetrante del mistero dell'incarnazione del Verbo, per imitarlo nella sua vita nascosta fino al giorno in cui, guidati dalla Vergine Madre, entreremo esultanti nella tua casa per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Daniele. In questi giorni Azaria si alzò e fece questa preghiera. In mezzo al fuoco e aprendo la bocca disse: non ci abbandonare fino in fondo, per amore del tuo nome. Non infrangere la tua alleanza. Non ritirare da noi la tua misericordia. Per amore di Abramo, tuo amico, di Isacco, tuo servo, di Israele, tuo santo, ai quali hai parlato promettendo di moltiplicare la loro stirpe come le stelle del cielo, come la sabbia sulla spiaggia del mare. Ora invece, Signore, noi siamo diventati più piccoli di qualunque altra nazione. Oggi siamo umiliati per tutta la terra a causa dei nostri peccati. Ora non abbiamo più né principe né profeta, né capo né olocausto, né sacrificio né oblazione, né incenso, né luogo per presentarti le primizie e trovare misericordia. Potessimo essere accolti con il cuore contrito e con lo spirito umiliato, come olocausti di montoni e di tori, come migliaia di grassi agnelli. Tale sia oggi il nostro sacrificio davanti a te e ti sia gradito, perché non c'è delusione per coloro che confidano in te. Ora ti seguiamo con tutto il cuore, ti temiamo e cerchiamo il tuo volto, non coprirci di vergogna. Fa con noi, secondo la tua clemenza, secondo la tua grande misericordia, salvaci con i tuoi prodigi, da gloria al tuo nome, Signore. Parola di Dio. Ricordati, Signore, della tua misericordia.
Ricordati, Signore, della tua misericordia. Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi pensieri, guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. Ricordati, Signore, della tua misericordia. Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore, che è da sempre. Ricordati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore. Buono e retto è il Signore, indica ai peccatori la via giusta, guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via. Ritornate a me con tutto il cuore, dice il Signore, perché sono misericordioso e pietoso. Gloria a te, parola di me, te vedo di Dio, gloria a te, Cristo maestro, Cristo Signore. Gloria a te, parola. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: «Abbi pietà con me e ti restituirò ogni cosa». Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: «Restituisci quello che devi». Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò». Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te». Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno il vostro fratello.
Parola del Signore. Condivido volentieri con la grande famiglia dell'Aeronautica di Viterbo, quasi 1000 persone, quindi famiglia numerosa, e con la nostra città di Viterbo questo momento di preghiera. La immagine miracolosa della Vergine Lauretana sta percorrendo, visitando tutte le comunità dell'Aeronautica, e Maria porta con sé la presenza e il sostegno del Signore Gesù. E ci insegna che senso ha la vita. E credo che oggi questo insegnamento sia particolarmente significativo. Non abbiamo molti brani del Vangelo che parlano di Maria. Tutti quelli che abbiamo, vediamo che Maria è la donna attenta agli altri. Proprio perché è la donna disponibile pienamente a Dio. Dopo l'Annunciazione, Maria risponde: eccomi, sono la serva del Signore. Faccia di me quello che vuole. E nell'annuncio che sarebbe diventata madre del Figlio di Dio fatto uomo, viene a sapere per inciso che una sua lontana parente avanti negli anni, Elisabetta, sta per avere un bambino. Nessuno le chiede nulla. Che fa Maria? Ed è interessante l'Evangelista Luca. In quei medesimi giorni, cioè subito, in tutta fretta, subitissimo, se in italiano si potesse dire, Maria si mette in viaggio. Non pensa a se stessa, all'inizio della maternità, ai pericoli. C'è un bisogno? Maria interviene. A fare che cosa? La serva di Elisabetta. A Cana, in un momento di festa, nessuno si accorge che c'è un problema. Era finito il vino. E la nuova famiglia sarebbe stata derisa, presa in giro, perché non sarebbe stata in grado di portare avanti quanto la festa di nozze richiedeva. Maria se ne accorge. La donna attenta. E interviene. Anticipando, facendo anticipare, forzando, se volete, Gesù a mostrare la sua natura di Figlio di Dio. Sotto la croce, indubbiamente la persona più colpita dalle sofferenze di Gesù e Maria. Mi hanno detto più volte le mamme, compreso la mia, non c'è dolore più grande per una mamma di quello di perdere il proprio figlio. C'è più grande. E che fa Maria sotto la croce? Sostiene e consola gli apostoli. Si prende cura di Giovanni seguendo l'invito del Signore Gesù. E prima della discesa dello Spirito Santo, Maria nel cenacolo è l'elemento che sostiene la speranza e la fiducia degli apostoli, rattristati perché il Signore li aveva lasciati,
dopo 40 giorni vissuti da risorto con loro, Maria consola, invita alla speranza, invita a leggere in un modo diverso la realtà e ad aprirsi al dono dello Spirito Santo. Ecco, la donna per gli altri. Una frase che si riferisce a Gesù e a Maria, pro-esistenza, cioè vita per. E comprendete quanto oggi non è nella cultura che respiriamo e che formiamo. Vita per. Giovanni Paolo II ripete spesso in un documento questa frase: la vita si perde nella misura in cui non ci si apre e non ci si dona. Possiamo fare il contrario. La vita si ritrova nella misura in cui ci si apre e ci si dona. E Martin Buber, il filosofo ebreo, che sintetizzava tutto questo dicendo: non c'è un io se non in relazione a un tu. Tu con la maiuscola Dio, tu con la minuscola gli altri. E in questa relazione con gli altri che l'uomo scopre chi è, il senso della vita e fa della propria esistenza un dono per il bene di tutti e quindi anche per il suo. Ecco, Maria ci invita a confrontarci con questa realtà e a cambiare mentalità. Indubbiamente le forze armate, nei loro vari ordini, sono per il bene comune. All'interno della vostra comunità, vi dicevo ieri, ciascuno è chiamato ad essere costruttore di famiglia, dal comandante all'ultimo degli allievi. All'interno della società, se ciascuno si facesse carico degli altri e del bene degli altri, avremmo la nostra presidente del tribunale quasi priva di lavoro, no? Non sarebbe contenta, non nel senso che non ci sarebbero i reati, e così via. Maria ci insegna uno stile di vita diverso. E mai come in questo momento di difficoltà diventa necessario passare dall'io, dalla preoccupazione per noi stessi, per il nostro presente, per il nostro futuro, passare dall'io al noi. Perché insieme riusciremo a venire fuori, sia pure con tempi abbastanza lunghi. Da soli imploderemo tutti. Ecco, Maria ci insegna questo. E tutto questo ce lo insegna perché è la continuazione dell'incontro con il Signore e dell'amore con il Signore Gesù. E dato che siete tutti bravi e attenti, pericoloso essere troppo attenti perché poi il vescovo non finisce mai, un breve commento alla parabola che abbiamo ascoltato, perché è splendida. Si parla di due servi che avevano contratto debiti con il loro padrone. Il padrone li chiama: facciamo i conti. Il primo, attenti, doveva il corrispettivo di centinaia di milioni di euro. Chiaro la cifra? Quindi un debito che non poteva restituire. Era impossibile con il suo lavoro di servo. Implora il suo padrone, il padrone glielo condona. Un debito che non era possibile ripagare. Incontra un suo collega che gli doveva alcune centinaia di euro, quindi un debito che era possibile pagare. Lo implora, come ha fatto lui col suo padrone, e si dimostra insensibile, chiuso, e lo manda in prigione con tutta la famiglia.
Il padrone, avvisato dagli altri servi di questo comportamento inspiegabile, chiama il primo: ma io ti ho condonato tutto perché me lo hai chiesto, non dovevi fare anche tu l'altro, con l'altro la stessa cosa? Amici miei, perché facciamo fatica a perdonare? E non diciamoci che siamo propensi al perdono, eh? È una delle realtà difficili. Perdono da donare ma anche da ricevere. Perché? Perché non facciamo esperienza del perdono di Dio per noi. Chi fa esperienza del perdono di Dio, di come il Signore ci viene incontro nonostante la nostra fragilità, ci dà fiducia, ci sostiene, se non facciamo questa esperienza non saremo in grado di perdonare i nostri fratelli, chi ci offende. E perdono è amore più grande, dice il termine, quindi non solo accogliere ma aiutare e a crescere di più. E come Dio ci insegna pure questo, chi fa esperienza di Dio non solo si apre agli altri ma si apre anche al perdono, all'aiuto, alla solidarietà. Lo chiediamo per intercessione della Vergine Lauretana, mi permetto di dire con tutta umiltà e fraternità, prendiamocelo come impegno e frutto di questa celebrazione. Fratelli e sorelle carissime, Dio Padre, nella sua grande bontà, ha chiesto per il suo piano di salvezza il consenso di una creatura, la Vergine Maria di Nazareth. A Lui, che sollecita la nostra collaborazione, domandiamo con fiducia quanto lo Spirito Santo ci suggerisce e diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa, perché sia maestra di umanità per tutte le generazioni che si avvicinano a lei con fiducia, nella ricerca del senso della vita, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per tutti coloro che soffrono, perché il Signore, che ha creato gli uomini per la felicità ed ha mandato loro il suo Figlio per aiutarli a ritrovare se stessi e Lui, che è la fonte della gioia, susciti nei nostri cuori il desiderio e l'impegno di condividere il dolore nei nostri fratelli. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per la pace e l'unità, perché lo Spirito Santo solleciti i responsabili dei popoli e tutti gli uomini di buona volontà ad unire i loro sforzi per costruire un mondo più giusto, nel quale la dignità dell'uomo, le risorse naturali e il progresso scientifico si sviluppino in pace e in armonioso equilibrio a vantaggio di tutti. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per tutti gli appartenenti all'aeronautica militare che a terra o in volo offrono alla comunità il quotidiano servizio a difesa della patria, perché il loro impegno possa continuare ad essere strumento di pace, di solidarietà e di progresso. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i caduti dell'aeronautica militare e per quanti, sotto ogni bandiera, sono morti in guerra e in pace, nell'adempimento del loro dovere, perché il loro sacrificio aiuti l'umanità a perseguire l'ideale della giustizia e della fraternità universale. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Dio, Padre misericordioso, esaudisci con bontà le preghiere che ti rivolgiamo. Per intercessione della Vergine di Loreto, nostra patrona, fortifica in noi il desiderio del bene, sostienici nella speranza, rafforzaci nella carità e rendici testimoni credibili del tuo Vangelo, per Cristo nostro Signore. Amen.
pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, i nostri umili doni per il sacrificio di espiazione e di lode, e trasforma anche noi, sull'esempio della Vergine Maria, in offerta pura a te gradita, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie, è bello cantare la tua gloria, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, in questa memoria della Vergine Maria. Accogliendo con fede l'annuncio dell'angelo Gabriele, concepì nel tempo il tuo Figlio, generato dai secoli eterni, e diede alla luce il nostro fratello e Salvatore. In quotidiana familiarità con il Figlio, nella casa di Nazareth, culla della Chiesa, offre a noi un prezioso insegnamento di vita. Madre e discepola del Cristo Signore, custodisce e medita nel cuore le primizie del Vangelo. Unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale, ti celebra con i cantici, ti adora nel silenzio, ti loda con il lavoro delle mani, ti glorifica con tutta la vita. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse:
Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Lino, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci dove parta la vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli, tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la gioia, la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu è il regno, tua potenza e la gloria del Signore. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, degno di partecipare alla tua mensa, di soltanto una parola e io sarò salvato. Rimaniamo ai posti, chi desidera ricevere la comunione rimane in piedi, il resto può sedere. La comunione verrà distribuita sul palmo della mano.
Preghiamo. O Signore, che ci hai fortificati con la parola e il pane della vita, fa che sotto la guida e la protezione di Maria, quanti si gloriano del nome cristiano, confermino con tutta la loro vita le rinunce e le scelte del battesimo. Per Cristo nostro Signore. Preghiera dell'Aviatore. Dio, di potenza e di gloria, che doni l'arcobaleno ai nostri cieli, noi saliamo nella tua luce per cantare, col rombo dei nostri motori, la tua gloria e la nostra passione. Noi siamo uomini, ma saliamo verso di te, dimentichi del peso della nostra carne, purificati dei nostri peccati. Tu, Dio, dacci le ali delle aquile, lo sguardo delle aquile, l'artiglio delle aquile, per portare, ovunque tu doni la luce, l'amore, la bandiera, la gloria d'Italia e di Roma. Fa, nella pace, dei nostri voli il volo più ardito. Fa, nella guerra, della nostra forza la tua forza, o Signore, perché nessuna ombra sfiori la nostra terra. E sii con noi, come noi, con te, per sempre. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Grazie di cuore a tutti. Ci aiuti la Vergine di Loreto a fare della nostra vita una pro-esistenza. C'è vita per il bene di tutti e di ciascuno. Dal Dio a noi è la speranza di un futuro migliore per tutti. Un futuro che affidiamo all'aiuto e al sostegno di Dio, ma che deve diventare anche un progetto di vita per ciascuno di noi. Ci sostenga l'intercessione di Maria, la benedizione del Signore. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto il cielo e la terra. Per la materna intercessione della Vergine Lauretana, vi benedica e vi protegga Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Non si possono fare foto.